vittoria con qualche brivido per un cittadino di Monterotondo che continua a mantenere inviolato il Pierangeli, dove fino ad oggi gli eredini sono stati capaci solo di vincere. Centrano i tre punti anche la decima i ragazzi di Parnafelli contro un Castelverde tenace e bravo a sfruttare il vento a favore e le sbavature dell'11 di padroni di casa. Forse quest'oggi non perfetto, ma comunque capace di mettere le mani sull'intera posta in palio a disposizione. La gara inizia subito con lo sprint del città di Monterotondo. Dopo neanche un minuto dal calcio d'inizio, la difesa ospite lascia tutto solo in area Ambrosoni, che sfrutta alla perfezione l'appoggio di Magrini per battere un incolpevole Bianchi da pochi passi e far cambiare immediatamente il punteggio. L'1-0 dura però solo fino al 12esimo, quando il Castelverde riesce ad impattare sul primo vero tiro in porta. È una punizione di Melocaro, da poco dopo il centrocampo, ad ingannare Rastelli. L'estremo difensore di Parnafelli calcola male la traiettoria di un pallone che si infila all'angolino per il pareggio quasi inaspettato. Il nuovo risultato a sua volta poca vita. Tre giri di lancette dopo l'1-1 è una riuscita di Bastioni a propiziare l'occasione per Ambrosoni. Bianchi è bravo sulla conclusione sotto porta del numero 9 e chiude bene. La sua difesa però non allontana a sufficienza un pallone che Pepe raccoglie e trasforma in oro con un destro da fuori preciso sotto il 7 per far tornare in avanti i suoi. Nel finale Castelverde prova a farsi vedere di nuovo, ma Rastelli è attento sul tentativo da fuori di Deli. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo, ma questa volta l'avvio lampo è di marca ospite. È il terzo quando Esposito si infila bene tra Pepe e Del Bufalo, costringendo Rastelli a stenderlo con un'uscita probabilmente troppo sconsiderata. Per il signor Menichelli ci sono pochi dubbi nell'indicare il dischetto e decretare quindi il calcio di rigore. Dagli 11 metri va Melocaro che non sbaglia, doppietta personale e Nero Verdi ancora una volta in parità. Al 20esimo però il città di Monterotondo riesce a trovare il varco giusto per riprendere in mano la gara. Bravo Boccaccio a rubare palla a centrocampo ed infilare in profondità per il perfetto taglio di Bastioni, che serve a sua volta un invio a nozze per Ambrosoni, che sulla linea di porta proprio non può sbagliare. Visperi il numero 9 e 3-2 in favore dei padroni di casa. Il Castelverde torna però a pungere al 28esimo, quando Branchi raccoglie un corner forse troppo lungo e dopo aver saltato bene Bastioni, cerca la conclusione che chiama Rastelli all'intervento più difficile di giornata. Nel finale è ancora sull'asse Bastioni Ambrosoni che si sviluppa l'ultima azione del match. L'esterno di Parnafelli trova per l'ennesima volta il numero 9, che arriva nuovamente puntuale per colpire di testa, ma troppo centralmente per battere un attento Bianchi. Finisce 3-2 e soprattutto con la settima vittoria di un città di Monterotondo che continua a rimanere in scia della capolista Villanova. A Castelverde non basta la bella prova per essere la prima a portare via i punti di Ampierangeli, sempre più invalicabile.